Lo raggiungi? Ci sto provando. Trova una via per la città. Ci vediamo là. Salve a tutti ragazzi, bentornati da My Shosha. Allora ragazzi, torniamo su Dead Space con colpevole ritardo, visto che comunque diciamo il video precedente, quello che avete appunto visto, che è la parte numero 18. Ragazzi, scusatemi se non l'ho caricata ieri, ma purtroppo YouTube non mi ha permesso di farlo. Più che altro perché ci ha messo veramente tantissimo tempo per caricare la parte 17, quindi... Comunque ragazzi, dai, tuffiamoci nella missione perché quello che a noi ci interessa. Io direi di fare man bassa di munizioni, visto che stiamo veramente a corto e comunque il gioco si sta, diciamo, accingendo ad arrivare verso la fine. Quindi dobbiamo essere pronti, preparati, belli cazzuti, arzilli, un po' come Berlusconi durante le notti del Bunga Bunga. Ok, il mio canale verrà chiuso domani. oggi stesso. Vabbè, scherzo presidente, scherzo. Mi consenta di scherzare con lei in questa giornata. Allora, che dobbiamo fare, dai? In orbita. Ecco che cosa controlla i marchi. È lo stato finale di queste creature, o meglio poteva esserlo. Vedete, lo sento basso perché hanno costruito una macchina che ha bloccato la formazione della luna. Okay. Ma non è bastato. Anche se parziale, il segnale del marchio della luna parla ai nostri marchi. E non è ancora finita. Ai nostri marchi? Esiste una rete di lune sorelle, disperse fra le stelle. Ogni luna che si completa si collega alla rete, potenziandola. Se accadrà con questa luna, i suoi compagni arriveranno presto, in cerca di cibo. Ma c'è ancora speranza. Okay. I nativi non hanno configurato la macchina. Non doveva solo bloccare la luna, doveva distruggerla. Servirà il codex. È la chiave per sbloccare la macchina e per riconfigurarla. Seguite le mie tracce nel cuore della macchina e fate finire questo incubo. Carver, hai sentito? La macchina può distruggere la luna. Deve essere solo configurata correttamente. E Denik? Non basterà fermare Denik. Dobbiamo recuperare il codex. È la chiave per riconfigurare la macchina. Serrano però ha bloccato il passaggio con dei glifi alieni. Cerco un modo per bypassare il problema. Ok ragazzi, quindi praticamente la macchina si è configurata al punto giusto. Che cacchio è qui? No. Probabilmente ragazzi ci serve la combinazione, dobbiamo trovarla. Dicevo, quindi la macchina può distruggersi. No cacchio, mi sono preso un kit. Forse ragazzi, leggiamo sul il text log che abbiamo trovato, forse troviamo qualcosa. Comunque dicevo, la macchina quindi può essere configurata e può distruggere l'origine di tutto questo. Viene sollecitata una membrana acustica, no, non ci interessa. Linguaggio scritto quanto piuttosto di una chiave di pronuncia. Vabbè, però dacci la cosa. Allora, no, no, non ci interessa. Fine, volessero avvertire, bene. Vabbè, quindi ragazzi, praticamente quella cosa, dobbiamo creare i suoni per aprire la porta. Forse. Traduzione aliena. Apri. Ah, ok. Quindi andiamola a mettere. Beh, l'avevo scritta. Ah no, manca questa prima parte. Ragazzi, scusate la confusione, ma purtroppo... Ecco, l'abbiamo trovata. La combinazione. Bene, mamma mia, che king che siamo. Dicevo, quindi la macchina può distruggere l'origine del marchio. Noi lo andremo a fare. Comunque, ragazzi, non ve nascondo che... la trama sta prendendo una piega... Cacchio è... C'è un tizio seduto su un trono. Un alieno. Cazzo. Qui siamo a Ground Zero. No. E quella deve essere la macchina. Allora ci siamo, eh? Sì. Ci siamo. Devi promettermi una cosa.
Se non dovessi farcela, ci penserai tu, ok? Ce la faremo insieme, Carver. Tu ed io. Certo. Ma se... ho aiutato ad arrivare fin qui. In fondo non è questo quello che conta. Conta per cosa? Per... conto quanto conta Ginte. Io non lo so, per... il male che ho fatto. Sta zitto, Carver. Sei un bravo. Ho perso mio figlio. La mia famiglia. Isaac, ho ucciso Santos. È questo che fa un bravo uomo. Super. Beh, Santos. Almeno ci hai provato. Non sempre ci si riesce. Già. E... mi dispiace per lei. Anche a me. Fidatevi ragazzi, mi dispiace più a me, anzi più a noi, che non potremo vedere più le sue morbide zinne. E Tenic, non è tardi. Si torna indietro. Prendiamo quel codex. Ritmo, ritmo però ragazzi, Isaac, un po' di ritmo. Ci hai fatto addormentare. E tra l'altro non so perché questo livello... sì. Ok. Sei davvero difficile da eliminare, te ne rendi conto? No. Denik, sai della luna? Sai di che cosa si tratta? Di una parte del miracoloso ecosistema, immagino. È vivo, Denik. È affamato e non è solo. Disattivando la macchina lo libererai. E poi lui e tutti i suoi fratelli troveranno i marchi. Troveranno noi e ci faranno fuori. Come puoi essere certo di quello che farà? Tu lo temi solo perché non lo comprendi. Denik, ascolta! Denik, ci sei? Figlio di puttana. No, non dobbiamo entrare. No. Quindi ragazzi, tutti quelli che si chiamano Marco, quindi i marchi, sono veramente in pericolo. La luna in realtà è un mostro, a quanto pare, che si risveglierà quando noi attiveremo la macchina, a meno che non la impostiamo per distruggerla. Boh raga, un po' 5-4, via! Bam bam bam. Tra l'altro ragazzi, non so perché, forse l'avrò già detto, vabbè, no, sicuramente l'ho già detto, ma non so perché questo livello mi ricorda questa, insomma, questa ambientazione mi ricorda Mass Effect 2. Ecco Denik. Dicevo, mi ricorda Mass Effect 2, quando praticamente arrivano dal razziatore quello umano, dove i collettori stanno creando appunto una forma umana di razziatore. Mi ricorda un po' quello. Quello che è Carver. Animo, animo! Oh, tra l'altro ecco che abbiamo trovato un manufatto alieno. No, un manufatto terrestre. Ok, infiliamolo qui. Perché non entra? Maledizione, oggi non me ne va bene una, ragazzi. Torniamo indietro. Apri di sedano, su. Perché non esplode il fottuto maledetto? Ma ragazzi, lo devo rimettere bene sicuramente. Quindi andiamo a metterlo bene, però non vorrei che mi ha bloccato un bug. Guarda. Ecco, ecco. Era semplicemente io che ero stupido. Anzi, che sono stupido. Babam! Tra l'altro ragazzi, questo Denik sta scappando. Aspetta, ho un piano. Hai un piano? Forte? Hai un piano forte, Isaac? E su... porco Giuda. Oh, però siamo arrivati subito sopra, in groppa a Denik, ragazzi. A Denik, scusate. Ecco il codex. Prendilo, maledizione. Isaac, ha preso. Ecco la fine di Carver, ragazzi. Isaac, stai scivolando!
E Carver? Molto bene, ragazzi. Siamo ancora vivi e con tutta l'energia, quindi proprio. Ah, merda. Ti raggiungo alla macchina. Va bene, ci raggiungerà la macchina, con cui spero di mettervi. Oh, non vedi. Tanto, ragazzi, abbiamo trovato un metodo infallibile per distruggere questo nemico, ovvero sparare per uccidere. Scappare intanto. Sparare granate per uccidere, per fare male proprio. Mamma mia, il mio bagno acido. Aia. Mori. Maledizione, ragazzi. Abbiamo perso tanta energia, però va bene così. L'importante è essere vivi e non essere morti. E va bene così. Tun 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 tun. Vabbè. Anyway, comunque, ragazzi, cerchiamo di fare più video possibile in questi giorni. Ricordatevi il live di questa notte per la conferenza Sony, che probabilmente farò a sto punto. Lo farò con comportamento così estremo, a tali depravazioni e violenze. Ho isolato i loro cadaveri nel centro di raccolta. Là spero di trovare delle risposte, non solo sulle loro morti, ma anche sul manufatto che hanno scoperto nelle profondità. Vabbè. Dicevo, ragazzi, sicuramente a sto punto lo farò insieme a due miei amici. E vabbè, lo so che magari a parte probabilmente vedrete questo video quando già avrò fatto il live, però nel caso, ragazzi, andate a recuperare, sono sicuro che avremo cazzeggiato abbastanza. Ci possiamo potenziare? No, va, inutile, tanto non faccio neanche la missione opzionale, tanto ormai sono super prepotente. Quando l'ho trovato era tremante, nudo, le ferite autoinflitte a incidere profondamente la sua pelle, con un significato che posso solo immaginare. Ho faticato per strappare il manufatto della sua mano, bianca e fredda. È un oggetto curioso, di un materiale ignoto. Viene attivato pare dal suono. Sono certo che i simboli sono parole, ma senza... Vabbè, ragazzi, noi continuiamo, perché a quanto pare questo sarà un video, comunque una sezione di gioco molto verbosa, ovvero tante chiacchiere e pochi fatti. Spero di no, perché sinceramente mi sta andando un po' a noia. Perché, ripeto, il gioco è bello quando dura poco, soprattutto quando si uccide tanto. Ok, missione opzionale io vorrei non farla, quindi la salterei a pier pari. Allora, non mi ricordo il tasto per andare su. Tanto però sgraffiniamo un po' di roba, ragazzi, dai, davvero il ritmo, perché sennò ci annoiamo. Allora, gravità zero, vabbè, non ce ne frega niente. Come, qual era il fottuto tasto? Dobbiamo andare giù. Mi ricordo all'uno che potevi fare la cosa, tipo il lancio gravitazionale. Vabbè, andiamo, ragazzi, andiamo, visto che ne abbiamo l'opportunità. Volare come i deltaplani. Che è questa roba? Un fiore di zucca sembra. Animo Abidal. Vabbè, via, via, via. Probabilmente se non lo uccidevamo, penso non cambiava niente. Ma noi siamo dei pro, ragazzi, siamo dei grandi pro. E quindi vogliamo morire così. E quindi andiamo a uccidere tutti, chiunque si muova. Vabbè, magari se Isaac miri bene, ci faresti in favore a tutti quanti. Bene, bene, ragazzi. Uccisione e lentezza is the way. Scusate, ma io oggi veramente muoio dal sonno. Scusate se non sono attivo, ma oggi ho fatto tutto. Che tra l'altro, ecco, tra l'altro mi è venuto in mente. Tra l'altro, ragazzi, vi avevo detto che il prete ancora non era venuto. Invece no, quando sono stato in banca. E ripeto che solo i veri uomini vanno in banca, soprattutto in questi periodi. Il prete è venuto e non ha trovato nessuno a casa. Quindi, haha, maledetto prete. Tra l'altro era un prete nero. E se ci fossi stato, io avrei chiesto se magari se fosse stato eleggibile per diventare papa. Magari così finisce il mondo e va a farci. Vabbè, a parte gli scherzi e il mio italiano stentato come quello del prete,
Però, essendo lui nero, italiano stentato, ma centimetri tanti. Come dicono i profilax. Allora, oh, andiamo lì giù, ragazzi, che ho visto qualcosa di luccicante. Io sono come una gazza ladra che deve rubare robe luccicose. Allora, stiamo attenti qui. Non voglio fare una fine, una brutta fine. Texlog, lo prendiamo. E basta, andiamo lì, andiamo lì. Comunque, ragazzi, sono rimasto traumatizzato, non dormo una notte. Ormai la morte di Ellie. Aspetta, guerriero. Aspettate, ragazzi, me lo segno su un pezzo di carta. Era giù giù e doppio due volte giù. Ok. Beh, ragazzi, qua aspettiamoci la morte proprio. Ma aspetto che esca. Davvero. Mai. C'era troppo spazio per non aspettarselo. You shall not pass. Non ti avvicinare. Non ti avvicinare. Oh, sono come il marinaio di Titanic. Fermo, sparo. Ah, guarda che infame. Manda il nemico caduto. Dai. Ma ragazzi, con le granate col bagno acido non c'ho più rivali. Ho scoperto un amore. Tanto rutto clamore. Oh, fanculo. Fanculo. Schifoso ameba. Però raga, così no. Dai, caspiola. Dai. Mamma mia, che schifosone. Oh. Non dico che mi ha messo paura, però me l'ha messa. Non lo dico, però è così. Beh, ho aperto una porta, ho trovato un cicciottone che mi inseguiva. Comunque, ragazzi, all'altro video avevo detto, insomma, di consigliarmi. No, di consigliarmi. Ho detto, insomma, che dovevamo cominciare a pensare. Dai, no! Porca zuzza, oh. Cioè, è un cicciottone questo. Non lo so. Corre più degli Usain Bolt. Dicevo, andate a consigliarmi. Sento dei rumori. Dove si? Ah. Oh. Vabbè, ragazzi, giochiamo poi. Italiano stentato, ma centimetri tanti. Big Bamboo. Se lo prendi, non ti riprenderai mai più. Big Bamboo. Oh, che cacchio è che spara. Ecco chi era, ecco chi era. Guardate che zozzi, quelli da dietro proprio. Cioè, non c'hai una morale, non c'hai un... Non lo so. Vaffancina. Zozzi maiali. Dicevo, ragazzi, vi ho chiesto di... che dobbiamo cominciare a pensare ai prossimi giochi. Allora, ragazzi, mi avete scritto in tanti Crysis. Oddio, io Crysis non è che mi piace tantissimo. Più che altro perché giocai al 2, ma non l'ho neanche finito. Non mi piace. Attenzione, penna in mano. L'ultima. Ok. L'ultima. Ok, scriviamola. Com'era? Non me lo ricordo, aspetta. Magari non ci serve a niente, però intanto la scrivo. Allora, 2, 1, 2. L'ultima. Ok. Ok, siamo pronti. Che dicevo? Ah sì, di Crysis. Crysis, insomma, ragazzi, probabilmente no. Soprattutto perché lo dovrei comprare. E sinceramente non c'ho un PC così potente. E comprarlo per console sarebbe veramente uno spreco. Attenzione, sento il rumore dei nemici, ma non li vedo. Ecco. Eccone uno. Vaffanculo. Uno alla volta, uno alla volta, ragazzi. Dove sta il prossimo Big Bamboo? Sento il rumore, ma non li vedo. Dove cazzo sta? Vabbè, ragazzi, andiamo al dunque, su.
skippiamo il combattimento. Andiamo direttamente al dunque, perché non li vedo. A parte no, non possiamo, perché c'è questo raggio che ci impedisce di andare lì. Allora dai, allora uccidiamolo un nemico e tiriamoglielo addosso. Però se io solo trovassi... Oh, attenzione, brividi per la difesa. Dove minchia stanno sti cicciottoni? Ehi là, c'è nessuno in casa? Dove stanno? Ah, no, quello è morto. Ah, eccone uno. Vieni con me. E allora dai, gioca con me. Uccidere nemici che sembrano cani con tre spunzoni è molto semplice. Guardate che bello, gioco di lame. Scusate, gioco di leve. Dove sta? Ah, eccoli. Cane cicciottone. Bene, ragazzi. Ne manca uno, a quanto pare. Mamma mia, che lentezza, però. Ma non è possibile. Oggi, veramente, ragazzi, scusatemi, non sto per niente in forma. Zero proprio, zero carbonella. Ok. Andiamo. Mi sa che ce n'è ancora uno, però. Vabbè, chi se ne frega. Ehi, facciamo il nostro lavoro. Ci sta sparando, forse ce la possiamo fare. Ce la faremo, ragazzi. Per la libertà, per la regina. E vai. Dove sei? Ma non era meglio che te facevi i cavoli tuoi, no? Vabbè, ragazzi, almeno l'abbiamo uccisi. Che succede, maledizione? No, ce n'è ancora uno qua. Qui c'è un manufatto alieno. Dove sei? Oh, che è qua? Ah, eccolo lì, va. Ok. Ci siamo, ragazzi, scusate se accuso un po' la stanchezza, ma tre video nello stesso giorno sono veramente tanti. Cioè sto un po' scarico. E pensate, ragazzi, che stasera dobbiamo fare anche il live, che però farò molto volentieri. Soprattutto, ragazzi, se vabbè, penso sia quasi sicuro che annuncino PlayStation 4. E comunque vi invito ancora, che se state nel caso in cui stiate vedendo questo video in maniera postuma, quindi dopo il 20 febbraio, vi invito ad andare su, insomma, sui video di MySosh, cioè a cercare il live che probabilmente avrò fatto. Dicevo, vabbè, non mi aspetto granché, anche perché presenteranno, penso, la play e poco altro. Potenziamoci intanto, ragazzi. Io direi di potenziarci. Ci siamo. Siamo tornati, mother and father. Tra l'altro, ragazzi, per continuare il discorso dei giochi, dicevo, Crysis 3 non lo so, vediamo. Per quella questione del PC e vaffancina. Beh, che c'è qui? Sacrificio. Ok. Sacrificio. Aspetta, lo scrivo. Ma se noi scrivessimo sacrificio nelle porte, che succederebbe? Vabbè, io no, nel dubbio non voglio provare. E qui che c'è? Vabbè, dicevo, quindi Crysis no. Però io pensavo di fare Tomb Raider, che esce il 3. Ma poi però il 13 esce anche, come si chiama, God of War, il nuovo God of War Ascension. E probabilmente punterò più su quello. Peccato, perché God of War ormai, scusate, perché Tomb Raider ormai c'è Halifax Italia che regala copie a chiunque ormai. Vabbè, no, chiunque, vabbè, ovviamente agli youtuber più famosi, oppure pagine Facebook. Insomma, se seguite un po' la situazione, vedete che, cioè, regalano a destra e manca. Quindi, visto che probabilmente tutte queste persone che usufruiranno di, diciamo, questo, questa, vabbè, questa possibilità, questa possibilità, maledizione, mi ha messo paura. Vabbè, ragazzi, continuiamo dopo il discorso.
Tanto ormai lo sapete che... Ah! Che c'è un altro? Ah no. Sapete ragazzi che io mi perdo in chiacchiere. Ma dobbiamo... La nostra principale mansione è quella di giocare. E non c'entra niente. Ma quanti so, maledizione. No! Ecco ragazzi, sta salendo l'adrenalina. Sale l'adrenalina, stiamo per morire. Io direi di farne fuori il maggior numero possibile. No, 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 sta venendo un altro, sta venendo un altro, ragazzi. Tensione, momento di tensione, quello vero, quella pura, quella che fa brutto. Via, 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 via. Sblocca la porta! Sblocca la porta, capitano! Sblocca la porta! Perché oggi è più bello essere vivi. Grande, ammazza, questo è proprio a tempo di record. Vai, apri quella fottuta porta. Scappa! Dai, che qua ci lascio le penne. Dai, maledizione. Dai, vola! Ce li siamo lasciati alle spalle, ragazzi. Ce li siamo lasciati alle spalle. Ok. Ok, ragazzi, penso che... Vediamo se dietro questa porta non c'è qualcosa, perché sennò... No, possiamo parlare. Allora, dicevo, visto che appunto Halifax Italia... No, aspetta, raga, aspetta. No, no, no. Momento di serietà, momento di serietà. Oh, la maiale. Animale. Cazzo, non mi devo far chiudere più, no. No, ragazzi, sto utilizzando la tecnica del mobili, ma forse mi si ritorcerà contro. Come cacchio faccio, mo? Dai, vai, passa in mezzo. Grande. Me la sento proprio Leo Messi. Me la sono sentita Leo Messi, ragazzi. Adesso come sono passato in mezzo a tre. Tra l'altro Milan-Barcellona questa sera. E dove siamo? Ok ragazzi, dobbiamo aprire questa porta. Quindi dicevo che c'è Halifax Italia che regala appunto codici promo, giochi ai maggiori youtuber. Aspetta, prendo il foglio, non mi ricordo la parola. Com'era apri? Vabbè, quindi probabilmente lo faranno loro e magari, cioè, è inutile fare cose che... Cioè, che potreste vedere su miliardi di canali. È vero, sì, Dead Space lo potete vedere su altri miliardi di canali, però... Tanto ho sbagliato. Ah, ok, è il primo che ho sbagliato. Il primo. Però è un gioco che avrei giocato. Invece Tomb Raider magari posso anche recuperarlo più tardi e non spende... i miliardi. Oppure lo prendo su Amazon e vaffanculo. Lo pago poco e bla bla bla. Però non so se ci sarà l'italiano, se nella versione UK. Vabbè ragazzi, quindi mi focalizzerò forse più sul su God of War. Però non è detto, quindi ci manca ancora un po'. Quando finiremo il gioco ne parleremo. Quindi ho detto tutta sta cosa per un cazzo. Bene, benissimo. Torniamo qui. Ok, andiamo. Allora, allora on dance, che dobbiamo fare? Dobbiamo andare verso l'infinito ed oltre. Con sta gravità non ci capisco una ceppa. Sapete che vuol dire una ceppa? Ecco. Una ceppa alla Big Bamboo. Sento rumori ma non vedo nemici come al solito. Eccone uno! Tu pecora. Allora, dove dobbiamo andare? Non ci sto capendo una ceppa. Una ceppa che sia una. Oh, oh. Isaac, che problema fa? No, non dobbiamo andare qui. Non ci sto capendo una ceppa. Non ci sto capendo nulla. Sento rumori, ma non vedo nemici. Ah, ecco. È un labirinto di cagne, eccone un cagnolone. Non ti lascio sola, bella topolona. Ok, apriamo questa porta a maledizione. Ecco, l'abbiamo già fatto, bene. Ormai padroneggio la lingua
aliena. Però io, ragazzi, direi che ci possiamo, sì, ci possiamo salutare qui, visto che abbiamo registrato un bel po'. Un saluto a Mike Show, ciao ragazzi, ciao, ricordate il live.